fino dalla giornata. Siamo. Le immagini dagli spogliatoi di Punto 5, la sfida tra Trilem Casavatore e Real San Giuseppe, padroni di casa in campo con i due portieri Capiretti e Incoronato. I giocatori in movimento sono Pezzella, Murolo, Spezzalegna, Iannone, Daddio e Varriale a completare il quadro di Yander, Gallo, Pantanella, Canfora e La Montagna. Il tecnico è Francesco Gargiulo, risponde il Real San Giuseppe di Mario Guastaferro con Sepe e Somma tra i pali, Carbone, Gallese, Francesco, Visone, Severini, Esposito, l'altro Gallese, giocatori in movimento a completare Yander, l'altro Esposito, Annunziata, Davalos e Vollaro. Inquadrato il tecnico Francesco Gargiulo, poi il presidente del Real San Giuseppe Antonio Massa. Sarà una partita davvero spettacolare, come spesso accade sul parquet di Casavatore. La prima chance è per il Real San Giuseppe, che va a timbrare il montante con questa conclusione sotto misura di Gallese. Poi ci prova prima Pezzella, il salvataggio sulla linea, e poi l'altro salvataggio ancora di Severini sul tap-in di Murolo. Il tentativo questa volta è di Esposito, la risposta di Capiretti tra i pali, il gol del vantaggio però è per la Trilem Casavatore. Errore in fase di disimpegno di Esposito, non perdona Pantanella per l'1-0 a favore dei padroni di casa, che trovano anche il raddoppio con Daddio, prima il montante poi il tapino successivo che vale la seconda rete per la Trilem. Daddio, goleatore quest'anno anche direttore generale del club. Pezzella sull'esterno della rete sotto misura, poi il tentativo ancora della Real San Giuseppe con la conclusione di incrociare di Francesco Gallese sul fondo, quella di Severini con il miracolo di Capiretti, cambia il portiere la Trilem Casavatore, in porta ci va Incoronato e prende tre gol nello spazio di pochi minuti con uno scatenato Sabatino Esposito. Prima questa conclusione sotto misura con un lob prezioso a trafiggere il portiere avversario, poi quest'incertezza con il calcio di punizione guadagnato al Real San Giuseppe. Esposito il destro con l'esterno sotto la traversa per il pareggio del Real San Giuseppe, ma non finisce qui perché i gialloblu spingono ancora sull'acceleratore, sfruttano un'altra incertezza in fase di impostazione della Trilem Casavatore. Qui un tiro forse sbagliato di Severini diventa un assist per Esposito, che firma la sua tripletta personale e il sorpasso del Real San Giuseppe. Ma prima dell'intervallo l'assist al bacio di Spezzalegna per l'intervento al volo di Iannone, il 3-3 della Trilem Casavatore si va a riposo con risultato di perfetta parità. E con le immagini siamo al secondo tempo, e ancora Real San Giuseppe ed è ancora Esposito qui che trova il tiro vincente dopo una conclusione rimpallata per il suo poker personale, per il sorpasso nuovo del Real San Giuseppe 3-4. Esposito che ha anche la chance per la sua cinquina personale, si salva Capiretti rientrato in porta con la complicità della traversa, poi di nuovo il tentativo di Severini e ancora Capiretti che mette la sfera alta sulla traversa. Qui Pezzella va a protestare per un fallo non assegnato dal direttore di gara. Le proteste del capitano con la maglia numero 2 sono veementi e continuative, si prende prima il cartellino giallo ma poi non finisce qui, l'arbitro non gli perdona qualche parolina di troppo, arriva anche il secondo giallo e il cartellino rosso, ingenuo un po' per Peppe Pezzella che lascia la sua squadra in inferiorità numerica ma non ne approfitta il Real San Giuseppe, anzi con un uomo in meno l'occasione più ghiotta è sul sinistro di Murolo, il miracolo di Somma ristabilita la parità numerica, altra chance per la Trilem Casavatore questa volta con Iannone, ancora bravo Somma tra i pali, poi tocca
a Murolo sull'assi spezzalegna, gonfiare la rete con questa preziosa soluzione di esterno sinistro per il 4-4. Le emozioni non sono finite, nella finale potrebbe accadere di tutto. Ancora il tentativo di Murolo, poi tocca sotto porta Iannone alzando il pallone, la conclusione di Variale fermata, la ripartenza tambureggiante di Esposito, questa volta non inquadra il bersaglio, e nel finale di gara prima ci prova Spezzalegna con il destro fermato, poi sulla deviazione la Pantanella, la conclusione, la parata di Somma che non può nulla sul tiro sul primo palo di Variale, che fa esplodere di gioia la panchina della Trim Casavatore. Nel finale arriva il gol decisivo, il gol del vantaggio, il gol del sorpasso, il gol dei tre punti, targato Danilo Variale, per la vittoria della Trilem Casavatore di Misura contro una Real San Giuseppe che esce decisamente a testa alta, due squadre che saranno assolute protagoniste di questo campionato di Serie C1.